Sofia, innanzitutto complimenti, vincitrice della 13ª edizione di X Factor, l'avresti mai detto? Beh, guarda, io ogni giorno ripenso al numero 26.197, che era il numero del mio, diciamo, codice quando mi sono iscritta ai pre-casting. Ancora ripenso a tutti quei ragazzi che avevano il mio stesso sogno, che si erano presentati a me sotto la pioggia, pronta per fare il provino, e ora ho vinto e non mi sembra vero, è un sogno che si realizza. Poi è una continua escalation, perché diciamo che inizio anno ci fu il terzo posto nel Sanremo Young, adesso appunto questa vittoria, e come ti senti oggi? Dal punto di vista proprio delle sensazioni, questa mattina quando ti sei svegliata cosa hai provato? Ero veramente adrenalinica, ancora stavo ripensando a ieri sera, a tutto il pubblico, al calore che mi ha dato, a quando abbiamo cantato tutti insieme alla fine il mio brano. È stata veramente una notte magica, veramente. Ma ho visto che ti sei particolarmente emozionata quando Malika ti ha fatto dei complimenti sinceri, veri, reali, su quello che può essere poi il proseguo della tua carriera, il futuro. Esatto, no, veramente sono stati dei consigli veramente molto utili, che seguirò assolutamente, che appunto non mi siederò mai sugli allori, continuerò sempre a studiare, perché appunto il talento non basterà mai, c'è sempre bisogno di tantissimo studio, umiltà, costanza, e quindi continuerò a studiare musica, a perfezionarmi anche il mio modo di scrivere, e voglio assolutamente scrivere un sacco di brani e continuare a emozionarvi. Dal punto di vista musicale, quanto è stata importante questa esperienza? Cosa ti ha trasmesso dal punto di vista anche magari di qualche idea per la composizione? Beh, allora, purtroppo all'interno del loft non sarei mai riuscita a scrivere, anche se provandoci, perché appunto avendo moltissimi impegni, però è un luogo che ti dà molta ispirazione, perché abbiamo provato qualsiasi tipo di emozione là dentro, e con ogni emozione potrei scrivere miliardi di canzoni. E poi mi ha aiutato moltissimo, perché veramente ogni giorno cresceva in me una voglia di scrivere, una voglia di esprimermi e di vivere di musica, quindi veramente mi ha aiutato moltissimo anche da questo punto di vista. Ho veramente una fame di musica, voglio scrivere. L'ultima domanda è legata a quello che può essere il futuro. Se dovessimo rincontrarci nel dicembre del 2020, quale potrebbe essere il traguardo che vorresti aver raggiunto? Beh, allora, il traguardo che vorrei raggiungere è quello di scrivere un intero album con tutti i brani scritti da me, fare qualche collaborazione e magari fare un tour. Grazie mille e ancora complimenti. Grazie infinite, grazie a tutti.